Buongiorno amici consumatori, oggi sono in video io, mi faccio domande e risposte per cercare di risolvere i vostri problemi. Allora, cosa è l'Associazione dei Consumatori? L'Associazione dei Consumatori, in questo caso anche la nostra Avvocati al tuo fianco, praticamente dove io mi occupo di marketing e di consulenza e di comunicazione, cosa fa? Aiuta i consumatori quando hanno problemi di cartelle esattoriali o multe, problemi di debito, problemi di lavoro e di busta paga, banche, problemi di gestione di luce, gas, di bollette, telefonie e così via, eventuali separazioni, problemi condominiali, di vicinato, successione e anche CAF, patronato e soprattutto a servizi anche per gli stranieri. Facciamo poi 730, facciamo l'ISA, facciamo reddito di cittadinanza, si fanno parecchie cose nel patronato appunto qui a Varese, in Viale Valganna 29. Poi abbiamo un'altra sede a Milano che è in Via Vannucci, angolo Via Ripamonti, vi lascio il numero di Milano 333 470 2006. Però una cosa importante, vi lascio anche il sito email, così anziché darvi continuamente i numeri, che poi sono sempre difficili prendere carta e penna, www.avvocatialtuofianco.it. Allora, io oggi vorrei parlare di una cosa importante, proprio delle perizie. Oltre ad avere gli avvocati convenzionati, abbiamo anche i periti iscritti al Tribunale di Varese che sono convenzionati. Quando serve un perito? Un perito serve per trovare una soluzione quando si crea un problema tra chi fa il lavoro e chi vede che il lavoro non è fatto a regola d'arte. Oppure se c'è un problema di acquisto di materiale e questo materiale non è consono a quanto scritto sul libretto di istruzione, oppure non viene cambiato nei giusti tempi di garanzia, anche con lo scontrino fiscale in regola e tutto. Allora, la cosa principale che noi come associazione diciamo innanzitutto è questa: fate fare i lavori da aziende certificate, perché nel caso che ci sia una controversia è molto più facile trovare delle soluzioni legali e anche rimborsarsi con dei soldini. Seconda cosa, affidarsi a personale che sia iscritto alla Camera di Commercio, agli artigiani e così via. Anche qui perché per le varie regole devono certificare gli impianti delle antenne, che abbiamo parlato settimana scorsa, gli impianti idraulici, gli impianti elettrici, cioè il fatto del fai da te ormai va un pochettino abbandonato. Noi diciamo, vi consigliamo, magari risparmiate su altre cose, però sulla sicurezza della propria abitazione, della propria casa, o anche dei prodotti di acquisto di beni durevoli, state attenti perché purtroppo tante volte si rimane male e l'acquisto di un bene durevole che deve durare per un periodo di tempo non è facile poi farlo sostituire, oppure non è facile anche contestarlo nel caso di un lavoro che non è fatto bene. Allora, la legge prevede innanzitutto, questa è una cosa molto importante, che chi ci dà il lavoro scriva sul contratto che abbiamo tempo 14 giorni, 14 giorni per disdire eventualmente se il contratto non ci piace. Poi un'altra cosa importante è quella di mettere, scusate, sta arrivando gente d'associazione, bello della diretta per questo, poi vedere se data d'inizio e data finale dei lavori, e poi oltre al diritto di recesso, eventualmente se ci sono, cosa importante, se ci sono delle modifiche in opera è molto meglio proprio scriverle e quantificarle subito per arrivare a piacevoli disguidi. Con questo, amici consumatori, penso di aver detto e dato informazioni importanti.
Alla prossima puntata cerchiamo di approfondire meglio se ci sono delle problematiche. Ciao a tutti da Claudio. Ciao.